Bene, come ultima strategia invece andiamo a utilizzare quella della foratura perché dobbiamo fare le nostre brave spine. Sarebbe stato meglio farlo prima della profilatura esterna, ma comunque lo facciamo ora, tanto è a titolo così di spiegazione. Pertanto andiamo a selezionare i nostri fori, eccoli qua, li ho già selezionati, e andiamogli ad aggiungere la strategia di foratura o drilling. Anche qui gli diamo come punto di partenza 0, perché il nostro stampo è 10 mm, noi andremo a 10,2 per andare a lavorare sul martirio. Gli scegliamo questa fresa da 4 mm, staremo attenti naturalmente alla lunghezza della fresa per evitare che naturalmente non gliela faccia scendere fino a 10 mm, fino a 1 cm. Nell'edit vediamo che abbiamo 1,5 mm, gli mettiamo 2 mm per passata e chiamiamo appunto questa strategia spine. Ricordate che le spine le abbiamo fatte di 6,05 per fare in modo tale che naturalmente queste si possano infilare e sfilare, altrimenti bisognerebbe dargli un bel po' di forza. Quindi andiamo a fare il calcolo. Anche qui ci dice naturalmente attenzione perché devi rovini così il piano della macchina, sei oltre diciamo la superficie dello stampo, ma noi abbiamo il martirio sotto e quindi gli diamo ok. Chiudiamo, andiamo a vedere cosa ne viene fuori, è selezionata appunto il percorso delle spine e quindi possiamo vedere cosa viene fuori. Eccole qua, queste sono le nostre spine e questo è il nostro bravo stampo maschio.